Bentornati a TV7 alle 7, c'è qui con noi un amico di tutti i bambini, Nemo. E non solo, ci sono quattro amici che sono venuti da quel di Jesolo, vi ringraziamo, c'era molto traffico per strada, non c'è nessuno, siamo gli unici operativi, ma lo facciamo con il cuore per i nostri telespettatori. Okay. Vado subito a presentare Matteo Zambona, acquarista, biologo marino, Angela Raina. Bravo, non ha sbagliato l'accento. Entertainment e progetti didattici, Noemi Salamone, responsabile entertainment e progetti didattici, e Laura Danesin, sono riuscito a fare l'americano sul cognome, Danesin, responsabile marketing Sea Life Jesolo. Che cos'è questo Sea Life? Abbiamo riempito tutto lo studio di peluche, che cos'è? Allora, no, aspetta, questo è un gigantesco, vediamo se riesco, ditemi, cos'è un gigantesco gambero? È una aragosta. Una aragosta, vuol dire che il tuo fidanzato non ti porta a mangiare le aragoste. Io non ho fidanzato. Meglio così, perché gli animali e i crostacei vanno rispettati. Bravo, no, in realtà. E poi di cosa abbiamo? Tutti amici pescatori. Quella è facile, eh? E questa è sì, una tartaruga. Una tartaruga. Devo... Allora, è meravigliosa, guardate che occhi splendidi che ha. E è la figlia di Scorza. Tra l'altro c'è ancora l'etichetta col prezzo e ha un suo valore. Metti in borsa. Hanno lasciato l'etichetta. Metti in borsa, dammi, no, perché ho preso il più grosso io. Beh, questo costerà ancora di più. Secondo te perché ho preso questo qui che è enorme? No, il più grosso il prezzo, il più grosso. Va bene, dai, io, non facciamo i bimbi, ma parliamo di un mondo molto interessante e particolare che è adatto ai grandi, ma soprattutto anche ai piccini, perché ho letto comunque intrattenimento e progetti didattici. Non ce la posso fare questa mattina. Allora, io partirei da Laura, giusto? Benissimo. Laura, spiegaci un attimo che cos'è questo Sea Life, per chi ancora non lo conoscesse. Beh, allora, Sea Life innanzitutto... Appoggio questo perché comunque di peluche fa caldo. Lasciamo Nemo... Ecco, Nemo, vai. Un attimo, tranquillo. Sea Life è un acquario, per cui... E mi mettilo dall'altra parte perché, ecco, rimane fermo, così mi guarda, dai. Ciao, Nemo. Allora, Sea Life, dicevamo, è un acquario, solo che l'esperienza di visita di un acquario di questo tipo è molto diversa, nel senso che normalmente tu, quando pensi ad un acquario, che cosa pensi? Alle pareti buie, alle vasche solamente illuminate con i pesci dentro, giusto? Guarda, amando tanto tanto gli animali direi di no, me lo auguro che non sia così, perché se no mi dai l'indirizzo e vado con le telecamere di sottotiro a dare mazzate. Quindi mi immagino un ambiente confortevole dove, ahimè, i pesci in cattività abbiano comunque il loro spazio, la loro dignità di vita e venga ricreata, mi sia l'habitat di supporto naturale, il biologo, l'habitat marino da cui loro provengono. Questo esatto. Spero e sogno sia esatto. Un acquario. E la cosa bella è che appunto il fatto di ricreare l'ambiente naturale, l'habitat naturale in cui i pesci vivono, avviene non solo all'interno delle vasche ma anche all'esterno, per cui tu entrando in questo acquario hai la possibilità di sentirti quasi immerso in quello che è il percorso. Ad esempio, il nostro acquario parte da quelle che sono le acque locali, quindi dalle acque del lago di Garda, della laguna di Venezia, dei ruscelli, delle Dolomiti, per poi andare a guidare il visitatore in un ambiente più tropicale. Quindi si passa da quelle che sono le carpe, le trote, le tinche, i cavedani, bravissima, pesce, in realtà, bravissima. E poi si va appunto a quelli che sono gli animali più tropicali, quindi i pesci colorati, Nemo, tutti il gli dorado. Amici. Brava. Ciao a tutti dei pesci. Ho preso un granchio sbagliando questo, ma conosco tutti i pesci a memoria. E poi arrivare appunto agli squali, alle razze, che sono quelli che sicuramente attirano di più l'attenzione sia dei piccoli visitatori che di quelli un po' più grandi. Però non avete i delfini per una vostra scelta, mi esatto, dicevi, abbiamo vero? Scelto di non avere i cetacei, quindi i delfini, le balene, le focene e tutta questa famiglia appunto di animali, perché pensiamo che non stiano bene in vasca. Ah, ma dai, è venuto questo sospetto? Cioè che la balena ha voglia, come fa? Ha voglia, dai. Appunto. E la stessa filosofia, diciamo, si applica a tutta la scelta dei nostri pesci. Matteo poi ve lo potrà spiegare più in dettaglio, ma per esempio anche per gli squali abbiamo scelto determinate specie che possono stare bene in una vasca come la nostra. Quindi non lo squalo bianco, immagino. Assolutamente no. Poi vai te dentro a dar da mangiare, Damiano. No, io ne vedevo uno da piccola, lo portavano a Padova.
Padova lo squalo Willy, non so se ve lo ricordate, no, il poverino imbalsamato, no. Ovviamente, lo portavano come attrazione, ero piccola, vedevo questo squalo gigantesco, insomma era il periodo in cui i film di Spielberg impazzavano. Che bel ricordo che c'hai, ragazzi, un squalo imbalsamato, voracci in giro per tutto il Veneto. Era una delle attrazioni purtroppo qui nel Padovano. Va bene. Allora, invece qui parliamo di un altro tipo di attrazioni, giusto? Qui parliamo di animali scolaresche vivi, che possono entrare, possono magari studiando a scuola determinate faune marine avere effettivamente riscontro vero, reale, esatto. Cosa che non tutti insomma possono avere la fortuna di andare nel luogo d'origine, immergersi e toccare, esatto, con mano. E tra l'altro, appunto, hai detto giustamente, hai detto bene, toccare con mano, perché non solo si guarda, ma si tocca anche. Cosa si tocca? Cioè, i pesciolini? Noi abbiamo un'area che è quella delle vasche interattive, delle vasche tattili, dove si possono toccare con mano alcuni esemplari di animali. Pensavo i biologi e le biologhe si potessero toccare, che so che hanno una fama di Latin Lover, mica da ridere. Quella è la loro scelta. Appena hanno sentito i miei colleghi che arrivava un biologo, si sono subito, dove, veniamo anche noi al mattino. Prego, Laura. E appunto, dicevamo, si può toccare con mano esemplari di stella marina, di riccio di mare, di cetriolo di mare, di paguri, e scoprire tutte quelle che sono le curiosità di questi animali. Cioè, i bimbi che possono davvero toccare? Assolutamente, cioè, il cetriolo, sì, di mare, non lo, il resto li conosco tutti, il cetriolo di mare... No. Ma come fai a dire riconosco tutti? Avevi una aragosta di 2 metri? No, ma è lì perché no, era talmente grande che non la vedevo, certo, bene da vicino. Però li conosco. L'ippocampo, tutti, sai, no? Cos'è? Sì, il cavalluccio marino, li conosco, fregato, tutti. No, però il cetriolo, ma è il nome scientifico oppure è un altro nome? Matteo, aiutaci. Ah, ecco, io lo conosco come l'otturio. Allora, è, scusatemi, quello rosso, giusto? No, è marrone. Marrone, rossastro. Sono fare pignolo, sì, ho sbagliato un attimo. No, diamo i termini scientifici. Ai miei tempi, che sono del 74, erano un po' più colorati, dopo i mari... È vero, no, è vero, con l'inquinamento si sono diluiti. Un po', la pigmentazione è cambiata un po'. Si muove con dei movimenti, insomma, non ha zampe né nulla. Movimenti sinuosi. Bravo, grazie, sì, per avermi aiutato. Riccio, e come riccio. Mimo faccio schifo. Va bene, quindi è possibile toccarli il riccio, chiaramente con attenzione. Ma ovviamente il riccio fa male se viene pestato, se viene accarezzato, come del resto si può fare con la stella marina o con il cetriolo, che se... Ti ricordi? Sembra avere delle spine, ma in realtà ha una superficie morbida. E quindi, certo, è possibile accarezzare questi animali. Senti, Laura, ci sono appunto delle professioniste che guidano i bambini a questa esperienza, giusto? Assolutamente. Sono le, sì, ragazze al tuo fianco con la magliettina, certo, azzurra del Sea Life. Vedi tu? Certo. Ok, allora sentiamo la responsabile. Noemi Salamone. Sì. Che fame mi fa. Allora, Salamone. L'esperienza... Buongiorno. L'esperienza di visita, come ha detto Laura, si sviluppa proprio attraverso un viaggio alla scoperta dei diversi mari e delle diverse specie. Mandate pure le immagini mentre parliamo, che sì, così... Sì, qui ho aperto anche il sito dopo se volete, prego, vedere. E sia per i bambini sia per gli adulti l'esperienza di visita è caratterizzata dall'interattività. Quindi, come si diceva, toccare con mano, ma anche passare sotto dei tunnel, dei piccoli tunnel per i più piccoli, mentre un tunnel grande, spettacolare, di 8 metri per gli adulti, quindi vedere da vicino, ma anche essere completamente attorniati dall'acqua e dalle specie. Per poi andare sotto a degli oblò, quindi di nuovo avvicinarsi alla barriera corallina, alla zona delle mangrovie. A questo viene integrata, proprio perché noi ci crediamo molto all'importanza del valore educativo a Sea Life, la possibilità di svolgere dei laboratori didattici. Abbiamo un'aula dedicata, quindi un momento di approfondimento che va ad affiancare, ad integrare quella che è la visita, che è già interattiva. Cioè, prima fate il tour e poi andate tipo, sì, a disegnare ciò che il bambino, sì, ha, ma solo ha colpito, per i bambini, insomma, o anche per chi ha la sindrome di Peter Pan, magari più grandicello, però vuole fare il laboratorio didattico, solo per i bambini? Per ora sì, per, vabbè, i bambini. Una proposta didattica per il, perché, futuro. Perché volevi usare i pennarelli anche, sì, tu, colorare con i gessetti? Voglio fare anche i laboratori. Ma però, una Damiana, curiosità, ti dirò che a breve stiamo approntando anche delle cose interessanti per gli adulti. Damiana, guarda, ci sono quelle cose che... Ah, c'erano i granchi. I granchi, ho preso un granchio prima, eccolo lì. E dicevi, una Laura, scusa, ti ho interrotto. A breve anche? Dicevo che a breve anche per gli adulti sarà possibile diventare aiuto acquaristi.
Nel senso che gli adulti però lavoricchiano, insomma, li mettete un po' a lavoricchiare. Eh beh, un pochino. Allora sì, mi rifiuto. No, scherzo. Cioè la manutenzione? No, non la manutenzione, ma ad esempio la preparazione del cibo per gli animali, carino, la possibilità di vedere l'alimentazione non davanti alle vasche, come succede di solito, ma dal backstage, esatto, lo scoprire un po' che cosa c'è il dietro le quinte. Affascinante, per gli appassionati. Dipende del mare. Da che tipo di specie devo accudire. E quello lo squalo ve lo dico al terrore. No, è andato via. Era il paguro. Quello, sì. Allora, lancio la pubblicità e torniamo, così non perdiamo tempo e vogliamo saperne sempre di più. A tra poco, qui con Sea Life a TV7. TV7 alle 7 stiamo scoprendo un mondo veramente particolare, il Sea Life, cioè questo acquario che è a Jesolo. Laura, dimmi bene tutto. Esatto, siamo a Jesolo proprio sulla rotonda dello Stadio Picchi, quindi... Nel momento in cui si entra a Jesolo non si può non vederci. Ok, io volevo parlare con Angela, vorrei chiedere a te Angela qual è il pesce o la zona del vostro acquario che colpisce maggiormente i bimbi. Beh, allora, indubbiamente le vasche interattive, perché si sa, i bambini non vedono l'ora, oltre che vedere, di proprio toccare, no? Chiaramente si dice sempre con molta cautela, perché sono animali molto delicati, sia le stelle marine come anche i paguri, i cetrioli, insomma, quindi ci vuole sempre molta attenzione. Per questo noi siamo in postazione fissa lì, quindi siamo lì oltre per dare una spiegazione ai bimbi, anche per controllare e salvaguardare gli animali, perché prima naturalmente vengono gli animali, dopo il pubblico. Però ecco, si sa che i bambini appunto... Questo lo dici perché lo pensi davvero, no, eh? No, assolutamente lo penso. Sono cartellettata, se mi parlate programmati. No, no, lo penso io come penso tutta la nostra squadra. Infatti il Sea Life nasce anche proprio per la protezione della specie, quindi cerchiamo anche di lanciare questo messaggio anche ai più piccoli. Matteo, ma è davvero... Oh, scusami, no, Damiano. No, no, figurati, Emi. Ero incuriosita dal fatto che i bambini toccassero con mano, no? Ma sì, i pesci apprezzano, si fanno accarezzare, piacciono le carezze ai pesci, lo chiediamo al biologo marino. Sì, non sono esattamente pesci quelli che sono alloggiati alle Tazul, ma sono degli invertebrati, ci sono delle anemoni, ci sono dei paguri, dei granchi, delle stelle marine... E quindi diciamo che noi stiamo attenti anche a ruotare questi animali che dopo un po' di giorni subiscono delle stress inevitabilmente dopo che tanti bambini toccano, li ruotiamo, li portiamo in quarantena, lì si rilassano e subentrano altri animali e così c'è una rotazione in modo tale che tutti stiano... I bambini non stressino. Matteo, hai detto anemone. Anemone. L'anemone non è orticante? Anche. La fate toccare ai bimbi monelli? Ma non tutte sono orticanti. Non tutte? No. Ok. Un po' appiccicose alcune. Ok. Senti, c'è una cosa che è importantissima. Mi piacerebbe appunto sfatare un mito, cioè quello della televisione e del cinema, parlando di come alimentate i vari pesci, soprattutto gli squali. So che ci avete portato un video molto curioso dove tu non dai delle caprette come a Jurassic Park. Raccontami questo aneddoto. No, non do poverine caprette. Cioè, cosa vi chiedono i bambini? Sì, che se immergiamo caprette vive nella vasca oceanica, che è quella più fonda, e arriva lo squalo e la mangia, perché vedendo tanti film, questi qua di Spielberg, un po' cruenti hanno questa concezione. E come potete vedere, mi sono immerso nella vasca oceanica. Ah, questo sei tu? Sono io, sì. Ti vedo sciolto con la bombola e le pinne. Vero? Disinvolto. Io sarei peggio, mi sento a mio agio. Qua stavo anche scivolando perché non avevo il giusto assetto. Ho questi pinna nera che mi nuotano attorno, vedete che non sono nemmeno, sono anche un po' impauriti. Non pinna sono... nera sei più o meno sui 2 metri scarsi? No, siamo sul 1,20 m. 1,20 m. Ma sono tipo verdesche? 1,20 m. Ci assomigliano. Cioè comunque squali innocui. Squali innocui? Sono squali innocui. Sono squali comunque, ricordiamo. Speriamo che non si arrabbino anche gli squali innocui. Lì possiamo vedere Carlos, il pesce razza. E proprio a dimostrazione che quando entriamo in vasca addirittura sono, diciamo, un po' impauriti e tentiamo di alimentarli con una pinza e Carlos ha risposto bene. Ma la pinza non è un dolce veneto? L'ho mangiato l'altro giorno, ma è anche uno strumento. Guarda, ce l'hai in mano adesso. La pinza per alimentarli. Per alimentare Carlos, vedete che adesso sta mangiando il suo pezzo di calamaro, tagliato appositamente per lui. Ecco appunto, cosa mangiano gli squali? Guarda, bambini, ascoltate. Non mangiano le carne, non gli diamo carne, né bovina né suina. Gli diamo semplicemente dei buoni calamari freschi, gli diamo degli sgombri, filetti di sgombro anche,
e gamberoni. Però. Sì. Alla catalana? O... Alla catalana, noi. Anche un po' al guazzetto. Sì. Ombre in carpione oppure... Sì, sì, sì. Quindi senti, pesce freschissimo. Io so che tu hai tanti gradi, non sei solo acquarista e biologo, hai fatto tanti studi. Come arrivi però al Sea Life? Beh, al Sea Life arrivo dopo anni di studi sia universitari che come libera professione, che mi hanno avvicinato al mondo marino. Ho colto la palla al balzo e subito mi hanno preso. Ma non hai fatto come fanno di solito i tuoi colleghi, magari anni da qualche parte a studiare all'estero, proprio in baie, romanzo, un po' romantico? Sì, io. Sì, specialmente con l'Università di Ferrara abbiamo fatto degli studi un po' più che sugli squali paleobiologici, ricostruendo diciamo la pianura veneta con i sei rimasto sempre nel territorio però. Sì, sono rimasto nel territorio in questo caso e poi ho fatto delle esperienze estere diciamo dopo di approfondimento con dei praticantati. Dove sei stato, posso dire? All'acquario di Barcellona. Bello. E in Honduras per monitorare dei coralli. Come stanno i papataci, i mosquitos? Sono belli grossi. Sono belli grossi, sì, hanno raggiunto il chilo. Mamma mia, ricordo. Damiana, avevi delle curiosità? Ospite fermo. Mi chiedono di stare regia, un po' composto, sì. Ma sono giovani, ragazzi, della regia, non siate pignoli. Sono giovani. Sì, Damiana, avevi delle curiosità? Beh, intanto chiedo alla regia di inquadrare, visto che abbiamo anche la home page del sito. Eccolo qui, Sea Life, Lido di Jesolo Aquarium, viene a scoprire il fascino del mondo marino. È un fascino decisamente intramontabile, no? Questa è una domanda così che rivolgo a tutti. Piace a grandi e piccini il mondo del mare e non ha risentito quindi del momento un po' depressivo, diciamo, della società. Anzi, forse si vuole evadere, si vuole sognare, quindi l'afflusso del pubblico è sempre molto alto. Guarda che ha già colpito i nostri registi, fanno i primi subito piani. Subito i primi piani. Sono nostra... tutte bellissime. Oh! Alla Angela. Allora, cosa dite? Vero? C'è sempre entusiasmo, curiosità intorno a questo mondo? Beh, certo. Noi abbiamo aperto solo da marzo, per cui ovviamente è il nostro primo anno di vita. Siamo ancora la grande novità per il momento. Certo. Senz'altro, la voglia di evadere, la voglia di ritagliarsi un pomeriggio fuori dalla vita normale, fuori dalla routine, è assolutamente molto sentita. E infatti vediamo che l'interattività delle nostre sale, la possibilità di toccare gli animali, la possibilità di vederli da vicino, di immergersi quasi in un mondo diverso, attira sia i bambini, sia le famiglie, ma anche gli adulti moltissimo. Soprattutto a volte. A volte, anzi, sono più gli adulti, più portati, più meravigliati con le insegnanti così, è logico che gli adulti sono interessatissimi. I papà sono furbacchioni. Allora, io vi voglio fare una domanda tecnica. Tu mi puoi dire no comment oppure rispondere. Laura, ma queste creature da dove arrivano? Cioè, come funziona? Come per gli zoo io ti do un'anemone, tu mi dai una tartaruga? Ci sono scambi così o come avviene? Allora, diciamo che per quanto riguarda Sea Life, la cosa più importante è essere un network. Infatti Sea Life Jesolo fa parte di un network di 35 acquari nel mondo e ovviamente anche la possibilità di reperire, tra virgolette, gli animali. Perché ci sono delle nascite in cattività? Assolutamente. C'è un centro di sviluppo per l'Europa che si trova in Inghilterra. E da cui provengono tutti i nostri pesci che sono tutti nati in cattività. Poi capita ovviamente che all'interno del network degli acquari ci siano delle esigenze particolari, come ad esempio abbiamo visto prima Carlos, il nostro pesce chitarra, arriva da Hannover. Quindi è di nazionalità tedesca, diciamo, ed era cresciuto un po' troppo per la vasca di Hannover e quindi ci siamo offerti di ospitarlo all'interno della nostra vasca oceanica che ha oltre 600.000 litri d'acqua, quindi un ambiente più che confortevole per un pesce come Carlos che è lungo circa 1,80 m e appunto si è organizzato questo trasloco, diciamo. Per cui anche questo aiuta senz'altro la possibilità di reperire pesci all'interno del network senza dover andare a catturarli all'esterno. Qual è la creatura ospitata da voi più particolare, più curiosa?
Beh, diciamo che ognuna ha le sue caratteristiche, poi ognuno di noi potrebbe dirti che il suo preferito è uno diverso. Beh, qui vedo il pesce pagliaccio, per esempio, tra le vostre creature, che poi è Nemo, se non sbaglio, assolutamente vero? Sì. Lo vedo qui, il polpo comune, i cavallucci marini, lo squalo pinna nera, vedo dal vostro sito, sono solo l'anguilla alcuni. L'anguilla elettrica. Insomma, certo, abbiamo anche l'anguilla elettrica. Curiosità, l'anguilla elettrica. L'anguilla elettrica cosa fa l'elettrica? Fanno toccare i bimbi monelli. Ah, esatto, vieni che tocchiamo l'anguilla elettrica, ma lascia una scarica elettrica. È un come pesce la elettroforo, rilascia scariche elettriche per amperaggio. Amperaggio? Sul 1 ampere 500 watt circa. Che preparato il nostro 500 biologo. Volt. Ah. Senti, ma le tartarughe le avete? 500 volte. Non ancora. Non ancora, perché anche quelle per una scelta oppure in futuro allargherete? Quelle in futuro potrebbero arrivare, è una questione di sistemi di pompaggio delle vasche, devono essere rodati prima di poter accogliere una tartaruga. Certo, quindi state sistemando il tutto. Esatto, per stiamo preparando futuro. La strada. Bravi. Vi chiedo, spesso e volentieri vediamo in televisione dei sequestri di animali che arrivano dall'estero, appunto, esotici. Piuttosto che vi è capitato di dover ospitare per salvare questi pesci requisiti? Ci è capitato qualcuno che purtroppo prima delle vacanze estive ci abbia chiamato per chiederci di ospitare degli animali. Purtroppo abbiamo fatto delle attente valutazioni, soprattutto sulla base degli habitat che noi avevamo, ed è risultato che non eravamo in grado di accoglierli. Quindi che abbiamo... pesci avevano per non essere in grado voi di una Avevano dei piranha, delle cose molto particolari che purtroppo al momento non siamo in grado di ospitare. E quindi abbiamo passato la palla declinato ad un altro zoo. Come mai no? So che Matteo è espertissimo, è volontario nel cibare. A mano, sempre. Direttamente. Senza allora, voglio chiedere invece a voi, qual è la domanda più curiosa che vi ha rivolto un bimbo, una bimba? Vale per tutte e due, voglio sentire una vostra testimonianza. Allora, per quanto mi riguarda, che comunque sono sempre a contatto con i bambini... Guarda che lei è la responsabile. Sì, no. Io te lo dico perché poi... È la Salamone! Finisci a pulire le vasche, ok? Perché lei è la figlia di Ryanair. Ryanair. O la regina... La regina? Vedi che ha anche dei principessi. Niente autografi, oggi mi astengo. Responsabile, risponde a lei per... No, ma... allora Angela, scusa, no, dovevi raccontare del bambino? No. Sì, prima no. La responsabile. Okay, no, no, perché c'è la gerarchia, si rispetta. Allora, nella nostra vasca più grande, la nostra vasca spettacolare, che tra l'altro è proprio quella che si vede in questo momento, convivono gli squali pinna nera, come si è detto, e anche i pesci più piccoli. Molto spesso capita che i bambini ci chiedano, ma non succede mai che gli squali mangino i pescetti, proprio presi dall'istinto? E noi appunto rispondiamo che la domanda è arguta, ma in realtà noi nutriamo i nostri squali due volte al giorno, quindi anche in misura maggiore rispetto a quanto loro si nutrano in natura, e questo appunto evita la strage di pesci. Quindi non mangiano neanche per sbaglio uno dei pesciolini. Principessa Angela. Per fortuna per i pesciolini. Io volevo dire proprio questo, perché questa comunque è la domanda più frequente, sia dai bambini sia da parte degli adulti, perché chiaramente... E un'altra curiosità è che, tra l'altro è stato appena inquadrato, è un animale un po' strano che abbiamo, che è l'imulo, che è un granchio preistorico, che quindi non si vede spesso negli acquari, che è questo qui. Che bello. Quindi anche spesso ci chiedono, ma... cos'è quella strana cosa che ha una forma un po' particolare? Cosa sia? Questo è un granchio che è sopravvissuto persino alla glaciazione, perché riesce a stare tanti mesi senza mangiare, quindi è arrivato fino ai giorni nostri. Insomma, è una creatura un po' particolare. E da dove l'avete tirato fuori? Sempre da questi centri in Inghilterra. Ah, ho capito, va bene. Mi fa ridere, ridevo mentre tu parlavi, perché guarda come mi si presenta qui la Damiana. Mi sono portato i pupazzetti. Sembri una che ha scippato la Trudy. Questa è l'aragosta, perché non l'avesse capito, vedi la chela, mangialo. L'angosta. E allora, questa è la tartarughina. Io ringrazio, con Damiana naturalmente, certo, Laura Danesin, Noemi Salomone. Salamone. Angela Rain.
Cucina e Matteo Zambon dello staff, scusate, Sea Life di Jesolo. Grazie di essere stati qui, grazie per averci divertito già solo con la vostra presenza, quindi immagino che come esperienza, lo dico per chi ci ascolta da casa, sia sicuramente un qualcosa da ricordare. Per grandi e piccini, esatto, possiamo andare anche noi a fare i laboratori. Scuole, ho visto, quindi... Non ha preso la musichetta. Pesano. Invece vi ricordo, cari telespettatori, che oggi è qualcosa di veramente imperdibile, soprattutto per gli amanti del calcio. Dalle 12 alle 18, per una maratona. In campo, diretta non stop, con Giorgio Borile che commenterà il campionato di Serie B. E il direttore Giorgio Borile. Il nostro Borile. Direttore. Quindi, grazie ancora di essere stati qui. Ciao. E vi ospiteremo più in là se ci saranno delle novità particolari per quanto riguarda il Sea Life di Jesolo. Appena nato, quindi di novità ce ne saranno. Ciao Damiana, noi ci vediamo domani mattina. Ciao Emi, noi sempre qui perché amiamo i nostri amici da casa, telespettatori, grazie, i nostri ospiti. Grazie a tutti quelli che chiamano, grazie, che telefonano, che mandano sms. Grazie a Manu, grazie, davvero mi ha mandato anche oggi dei messaggi stupendi. Ci fosse una che ne scrive uno a me. Vabbè, adesso ci muoveremo, dai. Qualche mia amica single la metto subito all'opera, va bene? La zia Matilde. Va bene, ciao, ciao a domani. Ciao, a domani, grazie. Yes, I've been